Ciao, sono la dottoressa Elenia Monopoli e anche oggi sono qui per parlarti di caduta di capelli. Oggi in particolare voglio spiegarti cosa significa caduta di capelli da stress. Dunque, in genere siamo abituati a pensare allo stress come a una condizione psicologica. In realtà lo stress è un qualcosa, uno stato che invade completamente anche il nostro organismo. Che cosa significa? Significa che quando ci sentiamo fortemente stressati, le nostre cellule accumulano i cosiddetti radicali liberi. Questi radicali liberi sono sostanze che si comportano come tossine all'interno dei nostri tessuti, all'interno delle nostre cellule. Gli organi che risentono di più di questo stress sono di solito l'apparato gastrico e la cute, quindi pelle e cuoio capelluto. Di conseguenza questi radicali liberi vanno a far danni in giro in queste strutture. Come sintomo si può avere una fortissima caduta di capelli. Cosa fare in presenza di questa forte caduta di capelli? Sicuramente il mio consiglio è quello di utilizzare un buon integratore che abbia degli antiossidanti, in quanto gli antiossidanti vanno a neutralizzare queste tossine, questi radicali liberi, evitando quindi un fenomeno estremamente lungo di caduta di capelli. Quindi se la caduta che hai ritieni dipenda dallo stress, eventualmente fai un controllo, innanzitutto per capire se quella è la condizione che ti porta alla caduta di capelli oppure se la causa può essere un'altra. Grazie per l'ascolto, se vuoi approfondire l'argomento lascia pure un commento qui sotto al video. Grazie, ciao!